e oggi vorrei parlare con voi di tessiture dei capelli. Queste dirette che sto realizzando ancora non sono pubblicizzate, proprio perché andiamo giorno per giorno a raccontare quello che facciamo durante la settimana. E questa settimana è stata molto interessante perché ci sono stati tantissimi lavori, come la mia amica Patrizia Montechiari, che ha realizzato un'estensione con capelli della cliente stessa e ha realizzato un infoltimento, ma ne parleremo più avanti. Allora, nella descrizione giù in basso c'è un link dove potete partecipare in diretta in questo momento insieme a me e parlare di tessiture, se siete d'accordo. È semplicissimo, basta avere un telefonino, un tablet, un PC, e con il link, nel momento che cliccate nel link, vi chiederà nome e cognome, scendete la tendina e entrate, e io vi farò entrare direttamente nella discussione di oggi, che parliamo di tessiture per capelli che stanno andando molto molto bene. Però è anche vero che possiamo incontrare difficoltà. Io adesso nella pagina, ecco, eccoci qua. Siamo dentro la pagina di Estensore Group, dove io metto dei filmati dei lavori che vengono realizzati in vivo. Che cosa significa? Promuovere, promuovere, promuovere è la parola fondamentale per fare estensioni dentro un negozio di parrucchieri. I 10 aggettivi, aggiungiamoci iStation, e il gioco è fatto. Però bisogna farlo tutti i giorni. Tutti i giorni, e bisogna sempre prepararsi. Ok, allora cambiando la pagina un attimo, scendo leggermente prima di parlare di altre cose. Guardate che bello che sono dietro la E di estensore, e poi quello ne parleremo. E vorrei parlare di questo lavoro. Questo è un attimo di relax prima dello spot. Capelli lunghi 60 centimetri, eccolo qua che si è bloccato con molta serenità in un negozio partner di Rosi Franco, via Palmiro Togliatti. Abbiamo realizzato questa estensione con 100 ciocche per allungare e infoltire i capelli. Fantastico, fantastico, eccolo qua. E rivediamo, stiamo andando in diretta, eccoci qua. Abbiamo fermato, ritorno a me un attimo, ancora non c'è nessuno, sicuramente un sacco di parrucchieri la mattina del lunedì non è che si studia. Noi proviamo a studiare e a capire certi fenomeni che succedono. Allora, su questo caso specifico di allungamento dei capelli, abbiamo montato 3 fasce, un totale di 1,30 m per 100 grammi di capelli, e sono state prese delle misure specifiche perché il caso è molto particolare. Aveva solamente 2 tessiture da orecchio a orecchio, 2 centimetri in avanti dell'orecchio, portandole indietro, e poi ce n'era un'altra un po' più bassa sotto l'orecchio in questo punto qua. Io ne ho realizzata un'altra ancora da 24 centimetri. I capelli della cliente, che aveva fatto da poco questo allungamento di capelli, eccoli qua, che io ho legato in modo che possa lavorarci. Sono capelli mossi, però la cosa importante che diceva questa cliente, che li sentiva
un po' aridi, non ci si trovava perché già aveva avuto esperienza con altre estensioni di capelli e io ho proposto alla cliente, ho detto, me li dai questi capelli? Che così vedo un attimo che cosa hanno, perché a vederli sembrano fantastici. In effetti è un'ondulazione ossea, questa è la cosa importante, l'interpretazione è, se la cliente vuole i capelli lisci, dovete trovare i capelli lisci, non potete montare un'estensione con capelli mossi, creerete problemi alla cliente, quindi perderete la cliente e andrà da qualcun altro a farsi allungamento di capelli. Ma ancora di più, come facciamo a capire se sono capelli veri, sintetici? Sì, proprio capelli sintetici, ragazzi. Dovete stare molto attenti e una delle prove che si possono realizzare è un accendino, prendere un capello alla volta e dargli fuoco, ok? E andare a sentire che odore dà. Questo dà odore di plastica. Ne andiamo a prendere un altro, proviamo, perché ci vuole un po' di pazienza. Ne prendiamo un altro e eccolo qua. E questa è gallina. Allora, è il capello. Gallina, prende fuoco molto più rapidamente e dà subito l'essenza del capello. L'altra ci mette un pochino di più per bruciarsi, ma dà un sapore aspro di plastica bruciata. Quindi non è che al 100% sono tutti quanti sintetici. Ma ci potrebbe essere una quantità in base al produttore che l'ha realizzata per abbassare il costo dei capelli. Quindi diffidate sempre da un prezzo eccessivamente basso e fidatevi degli importatori qualificati per questa extension. Eccola qua. Poi, per chi vorrebbe saperne di più, questo è un bel campione per portarlo in accademia per vedere dove ci possono essere degli inghippi. Poi, sempre parlando di estensione capelli, adesso vi faccio vedere come estensore lavora le varie tessiture. Questo è artigianato, tutto a mano, eccetera. Questi sono dei capelli thailandesi che hanno ondulazione 2, ma se noi adesso io qui vado a aprire, perché cerco sempre di mantenere dei capelli in ordine. Perché quando li presentate alla cliente devono stare in ordine, morbidi, setosi, pettinati. Non mi presentate con dei capelli arruffati. Già quello avete perso la vostra vendita. Allora, questo qui, eccoci qua, è un'estensione lavorata a mano, doppia. Sono delle asole perché. Quando noi montiamo questa estensione dei capelli, adesso la montiamo con i connettori, quello che avete visto sullo spot, ve lo rimando un attimo, così almeno possiamo riconoscere. Allora. Eccolo qua, abbiamo l'immagine fotografica. Allora, in questo caso specifico abbiamo montato dei connettori, uno attaccato all'altro,
Poi nella formazione, quella che facciamo nei corsi, andremo un po' più nel dettaglio, per poi aprire la tessitura. Vediamo un po' se riesco a prendere. Eccola qua, perfetto. Ok, dopo che abbiamo posizionato dei connettori, possiamo in questo punto, dove sta l'asola, possiamo tirar fuori due piccole ciocche dove fermeremo il connettore. Allora, siccome c'è tutto un protocollo che spero al più presto di farvelo vedere anche qui nel gruppo privato, per come viene lavorato. Allora, nel momento che io ho messo tutti quanti i connettori, porterò giù i capelli per cucire l'estensione, ma in questo caso qua non l'ho fatto, non l'ho fatto vedere. Però facciamo vedere tante cose, ma non eccessivamente tutto. Eccoci qua. Allora, nel momento, vedete, vi voglio far vedere che queste servono solamente per dare quella forma. I connettori che abbiamo montato sulla radice poi devono essere cuciti tra lo spazio sopra il connettore e il cotone, e qui ci vuole un ago concavo come i tappezzieri. Ce ne sono di varie misure, ci sono anche i fili di vari spessori. Consiglio di non montare le corde perché è sempre una questione di volumi, e ci sono dei fili ben precisi che ci aiutano a fare questo. Sto andando in diretta, se qualche collega del gruppo è connesso, si può connettere direttamente anche dal cellulare con il link che è scritto in descrizione. Così vediamo un po' di rompere il ghiaccio con la formazione che andiamo a realizzare online. In questo caso ogni tanto, non sempre, perché fortunatamente la comunicazione che stiamo realizzando con i centri estensore Point sta cominciando a funzionare. Nei centri Sensore Point ho trovato dei referenti che sono dei giovani, dove Calori Group se li affilia per farli crescere e farli diventare degli estensori professionisti nella zona di pertinenza. Quindi oggi è stato molto interessante cominciare a scoprire qualche cosa. E ho quel piccolo lavoro, ma non è tanto piccolo, ma è di Patrizia Montecchiari, che stiamo cercando di fare una diretta. Però è anche vero che o il parrucchiere lavora solamente con i capelli e quindi non comunica, ma lo comunica solamente dentro il negozio di parrucchieria, ma lo può anche comunicare in tutto il mondo. Delle volte ci sono delle potenzialità, siamo distratti, non ce ne accorgiamo. Dobbiamo promuovere, promuovere, promuovere. Anche questo video che io sto facendo con voi, sto promuovendo l'estensione dei capelli, perché se vi do un'opportunità di argomentazioni, se tu hai delle argomentazioni valide, c'hai sempre ragione da un punto di vista della clientela. Quindi bisogna sempre prepararsi, prepararsi, prepararsi per promuovere, promuovere, promuovere. Non finirò mai di raccontare questa storia. Quindi, per i colleghi che vorrebbero essere intervistati per la loro esperienza, o colleghi che fanno dei lavori, delle fotografie, dei piccoli video, Sensore Group vi aiuta a promuovere realizzando un video promozionale
per Porte Aperte a Extension. Porte Aperte a Extension, se voi andate nel portale gallori.it, i Centri Point, leggerete i vostri 5 in questo momento partner che hanno deciso di diventare appassionati sull'allungamento di capelli. Quindi dobbiamo togliere la vergogna di entrare in una discussione di parrucchieri dove la differenza dell'allungamento dei capelli può fare anche la differenza del 50% dell'incasso annuale. Se non ne parliamo, abbiamo buttato al cestino quel 50% che potremmo averlo in tasca o sfruttarlo per crescere ancora di più. Oggi, fortunatamente, il governo per le partite IVA a 5 anni, da 65.000 euro, l'ha portato a 100.000 euro, pagando, anzi, guadagnando l'11 e tot per cento. Quindi cominciamo un pochino a promuovere anche servizi un po' più importanti per aiutarci in questo momento di crisi economica, dove un servizio in più innovativo fa la differenza. Allora, per chi vorrebbe partecipare a una diretta qui nel gruppo Callori Group Academy, contattatemi. Se avete qualcosa da raccontare sull'allungamento dei capelli, potete anche farlo voi e postarlo direttamente dentro il gruppo. Ma per chi tecnologicamente non è ancora preparato, io vi insegnerò come fare questi video. Come montarli, come promuoverli sistematicamente, non uno ogni anno che non funziona. Raccontarvi sia nel gruppo Point Estensore Group con i miei strumenti, dal sito alle varie pagine dove al canale YouTube. Ma però stamattina già abbiamo saputo un paio di segreti, come fare a tanare sia un'estensione tessitura sia sintetica e sia naturale, e il modo di approcciarsi con la tessitura, perché la tessitura quando arriva non è che arriva già fatta. Tu artigiano la devi personalizzare come un vestito personalizzato, in base alle esigenze della persona stessa. Però vi aspetto in vivo nei corsi Estensore Group Point. Ripeto, sono 3 giornate di 8 ore dove impareremo tantissime cose, dove c'è un supporto di Telegram, WhatsApp, per le varie esigenze. E per quei giovani che hanno iniziato, faremo il lavoro anche insieme per imparare sul campo, essendo sicuri di riuscire nell'intento di accontentare la cliente stessa. Interessante, parliamo sempre di moda, tendenza e creatività, e vi auguro buon lunedì a tutti. Per quelli che non hanno potuto vedere la diretta, la vedranno in differita. Aspetto vostre notizie, mandatemi foto, video dei vostri lavori, perché se no il business dell'extension non parte. Bene, grazie e ciao.